anche Ornella Bellia presente qui al Vinitaly. Noi siamo alla sesta edizione del Vinitaly, ho iniziato proprio quando avevo 18 anni, ecco, il mio primo Vinitaly è stato 6 anni fa. È un'esperienza importantissima in quanto, secondo me, è la fiera che sa unire non solo gli operatori del settore, ma anche i wine lovers, quelli che sono gli appassionati di questo magico mondo del vino. E riesce a riunirli tutti insieme e vengono qui appunto per assaggiare le novità, aumentare la propria cultura in un mondo che è in continua evoluzione. Ornella Bellia cosa presenta, cosa porta qui al Vinitaly? Tra tutti i prodotti che presentiamo abbiamo una gamma di 30 vini tra fermi, frizzanti e spumanti. Presentiamo soprattutto il Carmenere. Il Carmenere è un vitigno di origine francese che però si è valorizzato soprattutto in Veneto e noi siamo sempre stati dei portabandiera di questa grande varietà che stiamo valorizzando ancora di più in occasione della Dunata degli Alpini a Treviso che si terrà qui a maggio, in quanto è il vino che rappresenta anche gli alpini in tutta la loro storia. Lo presentiamo in questa edizione in una versione più strutturata, più corposa, ma che mantiene allo stesso tempo la tipicità, cioè quel filone erbaceo e di peperone che da sempre lo caratterizza. Poi non possono mancare anche i prosecchi. Assolutamente, il prosecco ormai è il trend del momento, anche noi ci siamo attrezzati in questo vasto mondo della bollicina, facciamo una gamma completa di prosecchi dal Brut all'Extra Dry, anche se i nostri prodotti di origine sono soprattutto quello che una volta si chiamava Tokaj, ora Lison o il Merlot, cioè i vini con cui è nata la denominazione di origine controllata Lison Pramaggiore, oggi DOC Venezia. Lo slogan della vostra azienda è la forza della famiglia, ci può spiegare il perché? Assolutamente, la nostra è un'azienda familiare, si è formata proprio con la forza della famiglia. Oggi abbiamo anche molti collaboratori, ma alla base c'è una famiglia che dopo aver finito una giornata di duro lavoro si riunisce a cena e continua a pensare, progettare, creare e discutere per riuscire a evolvere, riuscire a migliorare e riuscire quindi a presentare anno dopo anno prodotti sempre più in linea con il mercato, sempre più buoni e speriamo che questo nostro progetto riesca sempre più a concretizzarsi.